fatti, ma la curva dei contagi è ancora in crescita. A che punto siamo, professoressa? Ecco, siamo in un punto, credo, di svolta, nel senso che ci sono evidenze che le misure di restrizione che sono state messe in atto nei giorni precedenti stiano dando i risultati. Bisogna dare però un pochino di tempo al tempo e bisogna aspettare che questo trend si stabilizzi, anziché inizi anche a decrescere. Io vorrei però cogliere questa occasione per fare un piccolo ricapitolo, perché questa è stata una emergenza che ormai dura da un anno. Oggi, peraltro, è il presunto compleanno del Covid, insomma, si dice tra il 15 e il 17 dicembre, novembre, questo virus ha fatto la sua comparsa a Wuhan, e magari poi parleremo anche di questo. E questo virus ha, diciamo, colpito molti paesi in una prima ondata che è stata per larga parte legata al trasporto internazionale e di persone, no? Di persone infette. E da questa prima ondata noi abbiamo imparato alcune cose e adesso, siccome i virus fanno così, continuano a circolare e appena si abbassa la guardia, il virus riprende forza e crea la seconda ondata. Quindi siamo in una fase di amplificazione secondaria dell'infezione, no? Quindi la crescita è molto rapida e quindi è molto importante capire che ci sono una serie di ramificazioni a questa situazione. Il virus si muove svelto, è un virus molto contagioso e purtroppo l'effetto delle misure che si mettono in atto si vede dopo un po' di tempo. Ecco, lei dice, professoressa, è il momento di imparare. Allora, bisogna anche essere duri con se stessi, no? Impariamo che il virus è velocissimo, è molto potente e che l'unica cosa che funziona è chiudersi in casa, fare il lockdown di vari gradi, vedremo con quale effetto, ma chiudersi è l'unica risorsa che abbiamo per abbassare questa Ma curva. allora, più che chiudersi, io direi muoversi il meno possibile. Cioè, il concetto di chiusura, secondo me, è un concetto che porta con sé molta più durezza di quanta non ce ne sia realmente bisogno, perché noi sappiamo che attraverso i comportamenti virtuosi noi questa malattia la fermiamo. Quante persone che hanno portato sempre la mascherina e alla fine l'hanno presa? Io non credo tantissime. Quindi si tratta di comprendere che siamo in mezzo a una pandemia dalle proporzioni epiche e che avrà una serie di ripercussioni sui sistemi complessi nei quali operiamo. Da queste ripercussioni noi, diciamo, non potremo esimerci, nel senso che avverranno, dobbiamo rimanere nella complessità e agire sulla complessità. Mi viene da dire un po' più rapidamente. Un po' più rapidamente, tanto più se è vero quello studio che dice che in Italia questo virus circolava ancora prima che in Cina. Quali sarebbero le conseguenze di una scoperta del genere, professoressa? Ma guardi, io credo che sia che lo studio venga confermato, e con questo intendo che credo che sia inverosimile che il virus abbia circolato nel 2019 soltanto in Italia, no? Se è circolato in Italia, è circolato, parliamo dell'estate del 2019, è circolato anche in Germania, in Francia, in Svizzera, in Austria, no? Quindi nei paesi che hanno poi movimenti. Oltretutto, non è che questo virus, diciamo, è arrivato dall'Asia soltanto in Italia. Quindi io invito i colleghi europei a fare degli studi analoghi, ma se questo fosse confermato, evidenzia una fragilità gigantesca. Cioè, noi abbiamo criticato, fra virgolette, la Cina per aver risposto in ritardo a questa emergenza e per aver perso tempo. Scusate, ma se noi in Europa non abbiamo un sistema che è capace di identificare un virus nuovo
in tempo reale, cioè siamo messi veramente, ma veramente male.